Intanto dove ci troviamo? Allora, siamo in via De Gasperi, località Valle Scura. E intorno alle 16 del pomeriggio di oggi siamo stati allertati circa l'effettiva presenza di un incendio. Appena siamo arrivati erano già stati allertati i vigili del fuoco, che sono arrivati nel più breve tempo possibile, hanno iniziato le opere di spegnimento e hanno richiesto nel più breve tempo possibile l'intervento dell'elisoccorso per appunto spegnere prima l'incendio. Non è stato possibile chiamare il Canadair e niente. Al momento, arrivata la notte, devono iniziare le operazioni a terra. Ecco, noi ci troviamo proprio sotto il ponte dell'autostrada, sì, no? Esatto. Perciò è stata interessata almeno una corsia. Sì, da quello che so dalla polizia autostradale è stata chiusa una corrente di traffico veicolare per consentire il traffico in condizioni di sicurezza sulla tratta sopra di noi. Ecco, abbiamo già detto appunto voi il vostro impegno, gli elicotteri, i vigili del fuoco, la protezione civile, i VAB, insomma c'è già un mucchio di persone in campo. Esattamente, sono tutti sul posto presenti e per quanto riguarda la nottata saranno presenti volontari oltre a tutte le squadre di vigili del fuoco a terra. Ecco, qua abbiamo anche dei capannoni dove ci sono delle aziende, però per fortuna sembrano tutte tranquille e salve. Sì, sono tutti ovviamente allarmati dalla situazione, ma i danni a cose, persone al momento non esistono.